Amo il mio lavoro, amo fondo fondo. Io oggi presento una collezione di 47 abiti dove vorrei che la gente l'apprezzasse un po' per la parte artistica, quasi, perché effettivamente ho degli abiti che sono un po' dei pezzi d'arte. Fra il ricamo, fra la pittura a mano della mia stampa, sono quasi dei pezzi d'arte. Io lo dico, è un haute couture. Oggi presento un po' di haute couture a Milano. Quasi capi importabili per le persone comuni, ma sicuramente. Ma nelle passerelle, sulle passerelle, non si può presentare le collezioni. Sulle passerelle bisogna far sognare, bisogna divertire. È inutile che molti designer, per non spendere, presentano. Io l'ho visto. Io effettivamente potrei dire che l'unica sfilata che mi è piaciuta è la sfilata dei miei non simpatici colleghi che hanno sfilato ieri e che l'ho trovato una bellissima collezione, che è una grande collezione a vantaggio del Made in Italy, come è la mia oggi. E questo sono felice, non so se mi spiego. Però restiamo, se vogliamo il Made in Italy, se vogliamo superare la crisi, e questa è la direzione.